Bottiglia finita? Festività garantita! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di riciclo creativo, vi faccio vedere come trasformare un'insulsa, vecchia, inquinante bottiglia di plastica in un bellissimo alberello con un rumore di Natale stupendo e che si illumina, sì, avete capito bene. Prima di passare sul piano da lavoro, cliccate su iscriviti per non perdere i video futuri e pigiate anche sulla campanella per essere avvisati quando li pubblico. Venitemi a trovare su Instagram, su Facebook, dove ci possiamo tenere in contatto in maniera più ravvicinata e soprattutto seguitemi anche sui miei altri canali, perché io non mi occupo solo di arte, principalmente di arte e creatività, ma ho un canale di lifestyle, Ombretta, e un canale di cucina insieme a mio marito Gabriele. Due cuori e una cappa, vi lascio il link qua giù in info box. Bene, ora che avete fatto tutte queste cose e sicuramente non vi sarete dimenticati di mettere un pollice in su sulla fiducia, spostiamoci di là e andiamo a vedere come trasformare una banale bottiglia in un bellissimo alberello di Natale. Ed ecco l'occorrente per il nostro alberello in finto vetro di Murano. Allora, una bottiglia di plastica verde, un cartoncino verde, un paio di forbici, della colla o a caldo e aceto vinilica, un accendino che useremo solo alla fine, quindi ci occorreranno i decori. Io userò questi sonnellini rossi che ho preso alla Lidl tempo fa, ma potete usare dei pompon rossi, degli strass rossi, delle perline rosse o anche di altro colore, decidete voi, e un taglia balza. E da ultimo delle luci, io userò questa a LED, che non so come funziona, ma prima della fine del video me lo farò spiegare e poi vedremo insieme dove la useremo. Iniziamo subito. Da prima togliamo l'etichetta. Quindi apriamo la bottiglia rimuovendo la parte posteriore, inferiore anzi, e la parte anteriore. Prendiamo quindi un cartoncino verde e tagliamo da esso un semicerchio. Fatevi la forma del semicerchio con un piatto, con un compasso, e sappiate che il raggio sarà all'altezza del vostro alberello. A questo punto pieghiamolo su se stesso fino a formare un alberello. Quindi con un punto di colla blocchiamo il nostro alberello, mettiamo una mollettina per farlo stare bene in posa. Adesso con un oggetto acuminoso, un chiodo, delle forbicine, un mulino come nel mio caso, comincio a praticare lungo tutto il corpo dell'alberello dei buchi. Comincio con un buchino piccolo e poi con delle forbici allargo il foro. A questo punto possiamo cominciare a utilizzare la bottiglia. Prendiamo la nostra bottiglia, tagliamola così a striscioline da mezzo centimetro, da un centimetro, come ci piace di più. Non devono avere una misura prestabilita, possono essere anche diversi tra loro i pezzi, e cominciamo a tagliare dei rettangolini di bottiglia così. E voilà, dopo un po' di ritaglio avremo questo. Questo è quello che si ricava da una bottiglia intera, escluso l'imboccatura e la parte finale. Bene, arrivati a questo punto, mettiamo qua le nostre tesserine di plastica, prendiamo la nostra sagoma di cartoncino e prendiamo la nostra colla acetovinilica. Mettiamo un po' di colla sulla base e piano piano iniziamo ad attaccare le nostre tesserine una accanto all'altra.
facendo in modo che la curvatura sia leggermente convessa nella parte esterna, perché la bottiglia ha una parte più concava e una più convessa. L'arco convesso mettetelo verso l'esterno. Finito il primo giro, fate in modo che tutte le tesserine risultino alla stessa altezza, in modo che l'alberello possa poggiarsi. Questa misurazione serve solo al primo giro, giusto perché ci interessa per la base dell'alberello. Cominciamo il secondo giro immettendo le tesserine in mezzo alle precedenti, quindi dove c'è il taglio della precedente ci andiamo ad inserire e proseguiamo così per tutti i giri dell'alberello. Alla fine del nostro aggiungere tesserine, quello che avremo sarà questo. Adesso dobbiamo prendere un accendino e dargli fuoco. Scherzo, adesso vi mettete in un luogo ben areato, accendete l'accendino e piano piano passate accanto alle linguette di plastica, così, in modo che loro si deformino un attimino. Vedete? E vengano su, guardate, di profilo. Questa è la parte più divertente del lavoro. State attenti a dare la giusta dose di calore. A questo punto quello che avremo sarà questa meraviglia che con questa luce non si vede per niente, ma vi faccio un'inquadratura col cellulare. Guardate qui che bello, sembra proprio di vetro di Murano. Detto ciò, dobbiamo ultimarlo. Quindi per ultimarlo io credo che opterò per questi sonagli. Mi piacciono moltissimo e sono facili da inserire qui sotto tra le linguette di plastica dell'alberello. E in più quando muoverò l'alberello farà un bellissimo rumorino. Utilizzerò la colla a caldo che metterò qui sul gancetto del sonaglio che poi andrò ad inserire. Ne utilizzerò soltanto uno dorato e poi che userò come puntale e tutti gli altri rossi. E voilà, è il nostro alberello sonaglio è pronto. Ora non ci rimane che inserire la luce a LED, stringerla ben bene in modo che faccia la luce e voilà, godere della sua luminosa beltà. Voi così non vedete niente, ma adesso vi faccio le foto anche al buio, così potrete godere anche voi del bellissimo alberello frutto di riciclo di una bottiglia. Ci vediamo subito dopo le foto perché ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao ciao, pollice in su se il video vi è piaciuto.
visto che bello il nostro alberello di Natale? Guardate, non sembra di vetro, è spettacolare. Ho voluto non mettere le palline in plastica foamy proprio per renderlo un progetto a impatto zero, quindi metallo e plastica riciclata. È stupendo, ragazzi. Va benissimo anche come cappellino delle feste, ma non esageriamo con le pazzie, come alberello è stupendo. E allora create i vostri angoli d'atmosfera sparsi per casa senza spendere soldi, ma facendo del bene al nostro pianeta. Con un alberello in plastica rendiamo più verde il nostro ambiente. E allora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, massima condivisione e ci diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, ciao!